Forse vi stavate chiedendo cosa potete fare concretamente per aiutare la campagna referendaria contro le trivelle. Ve lo dico subito, è semplicissimo, bastano tre cose. Prima cosa, un telefonino. E non serve uno smartphone di ultima generazione, basta anche un telefonino come questo. Rotto. Seconda cosa, un luogo molto affollato, un luogo dove ci sono tante persone che non conoscete, la sala d'attesa di un medico, la fila per la posta, la fermata dell'autobus o della metropolitana, insomma un luogo molto affollato dove le persone non sanno bene cosa devono fare. Terza cosa, una nonna. Non serve che la nonna esista veramente, l'importante è che voi le parliate al telefono. Avete presente quelle persone un po' cafone che vi parlano nelle orecchie quando voi state da qualche parte e non potete fare a meno di ascoltarle? Ecco, dovete essere proprio così. Sbizzarretevi con la fantasia e spiegate a vostra nonna perché il 17 aprile bisogna andare a votare. Ciao nonna. Ciao, dove stai nonna? No, no, non le rotelle, le trivelle. Le trivelle, sì. Sì, il referendum, quello là, il referendum contro le trivelle. Che so, le trivelle? Te lo spiego. No, il 17. Vabbè, non porta sfiga, dai. 17 aprile. Non te lo ricordo. 17 aprile, il referendum. Dillo al nonno intanto, ok? Che lui c'ha il giro, là, al bar. Sì, il 17 aprile. Se poi avete un complice che possa filmarvi e caricare il video sui social network, il gioco è fatto. Perché più siamo e prima raggiungiamo l'obiettivo. E non dimenticatevi l'hashtag. Nonna vota sì. Stop. Stop. Nonna. Ma ti ho detto di non chiamarmi, sto girando video. Che c'è? Lo so che il 17 aprile si vota contro le trivelle, lo so. Ciao, ci sentiamo dopo. Ciao.